Buongiorno a tutti. In questo video volevo andare ad analizzare il metodo per ricavare i numeri che non sono primi, che di conseguenza mi determina anche le posizioni future di dove un numero avrà la possibilità di essere primo. In questa rappresentazione evidenzio verso destra le tabelline, quindi verso destra qui ho la tabellina ad esempio del 2, 4, 6, 8, 10, 12, e in asse Y verso in giù aggiungo man mano sempre un valore di 1. Quindi verso in giù aggiungo un valore di 1 e ne evidenzio la tabellina. Quindi qui sotto avrò il 3, 6, 9, 12, 15, poi sotto 4, 8, 12, 16. Allora, in questa rappresentazione qua, dove c'è il minimo con un multiplo 2, formato da 1 e 2, si può notare che ogni due numeri ho sempre una possibilità che il numero non sia divisibile. Nell'altro numero invece sarà sempre un numero divisibile nelle posizioni future, cioè in questa posizione qua, cioè su ogni due numeri, so di sicuro che il numero che vado ad analizzare, quindi ad esempio qui l'8 so di sicuro che sarà divisibile per 2 in questo caso. Invece nelle altre posizioni non posso determinarlo, quindi so che solo qui in queste posizioni avrò la possibilità che in futuro ci sia un numero primo. Sulle posizioni in verde. Qui vado ad analizzare il minimo comune multiplo 6, che è di 1, 2 e 3. Qui sotto ho messo le tabelline, 2 e 3, 2 ne evolvo la tabellina, 3 ne evolvo la tabellina. Ogni 6 numeri vedo che ho delle costanti. In sostanza il mio pattern che ho ricavato, cioè nelle posizioni cioè 1 e 5, nelle future ripetizioni di questo pattern, avrò sempre solo lì la possibilità che il numero sia primo, perché in tutti gli altri l'ho eliminata, perché so già che ci saranno dei numeri che i numeri saranno divisibili. Cioè ad esempio qui sull'8 so già che è divisibile per il 2, il 9 è divisibile per il 3, il 10 per il 10 per 10, che serve per sempre per 2. E così in tutte le ripetizioni del modulo. So che avrò sempre su queste due posizioni solo la possibilità che sia un numero primo. Nelle altre di sicuro è un numero divisibile. Questo è il minimo con un multiplo del 12, fatto da 1, 2, 3 e 4. Evolvo la tabellina, vedo che sul minimo comune multiplo del 12 avrò sempre queste costanti. In sostanza, sempre sulla posizione 1, 5, 7 e 11, nelle future ripetizioni, ogni 12 numeri, avrò sempre solo in quelle posizioni la possibilità che il numero sia primo, perché nelle altre di sicuro sarà un numero divisibile. Da notare che tra minimo comune multiplo 6, cioè di 1, 2, 3, e minimo comune multiplo 12, cioè di 1, 2, 3, 4, non cambiano le possibili posizioni dove potrebbe esserci un numero primo. In sostanza, queste posizioni qua in verde, se vado a verificare su questo minimo comune multiplo di 6 e anche quello di 12, hanno sempre le stesse posizioni colorate, sia sul 6 che sul 12. Perché il 4, che utilizzo per trovare il minimo con un multiplo di 12, è già a sua volta un multiplo di 2, quindi non mi varia le posizioni dove io poi dovrò andare a verificare se è un numero primo o no. Faccio un altro esempio, minimo con un multiplo di 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che è coincidente con il minimo con un multiplo di 1, 2, 3, 4 e 5, è sempre 60, solo in queste posizioni future avrò la possibilità che il numero sia primo. In tutte le altre ho eliminato la possibilità che il numero sia primo. Da notare che il 5, essendo primo, mi toglie nelle posizioni future in asse X la possibilità che ci siano numeri primi in determinate posizioni. Il 6 invece è multiplo di 2 e 3, quindi lascia invariata la sua parte. Quindi solo il 5 mi va a togliere le posizioni future dove il numero potrà essere primo. Quindi i valori sul verde e il minimo comune multiplo individuato sono i dati da utilizzare per individuare i possibili numeri primi nelle posizioni future da dopo i 60, perché determino quali sono i numeri divisibili e non utilizzo i valori di quelle posizioni, cioè determino quali sono questi numeri e non vado più a utilizzare questi numeri qua in queste posizioni, poi utilizzando il metodo. Noto che maggiore è il minimo comune multiplo di numeri in sequenza osservato, maggiori sono anche le possibilità di dove potrò avere un numero primo. Faccio un esempio.
Esempio, minimo con il multiplo da 1 a 6, che è 60. Da 1 a 60 ho 16 possibilità dove il mio metodo determina che il numero potrà essere primo, da dopo il 60, nei successivi 60 numeri fino ad infinito. Nelle altre posizioni di sicuro non lo è. Nel minimo comune multiplo di 1, 2, 3, 4, cioè 12, ho 4 posizioni su 12, dove il numero potrà essere primo. Invece nel minimo comune multiplo 6, cioè da 1 a 3, ho 2 possibilità su 6. Man mano che replico il pattern individuato, perdo possibilità di avere numeri primi in determinate posizioni, perché si aggiungono sempre più valori in asse Y. Per questo è bene utilizzare il metodo con il minimo comune multiplo di valore inferiore al valore che dobbiamo andare ad analizzare, ma possibilmente il più grande che riusciamo ad utilizzare. In sostanza, si aggiungono sempre i numeri qua, quindi vado a perdere precisione nei numeri successivi futuri. Poi spiego meglio il tutto. Ogni numero aggiunto in asse Y ha di buono che, essendo più grande, ha una minore frequenza in asse X e quindi intacca sempre meno la validità del metodo, anche perché intacca nel ripetersi del pattern, la pattern dei possibili numeri primi e non quella dei numeri che sicuramente sono divisibili. Cioè, questi numeri saranno sicuramente divisibili anche nelle future ripetizioni del modulo. Invece, se aggiungono numeri, mi andrà a togliere delle possibilità che il numero sia primo nelle posizioni future, ma la parte quella fissa, chiamiamola così, del modulo lo resterà sempre. Il metodo quindi resta valido per eliminare gran parte dei numeri divisibili, utilizzando i multipli del nostro minimo comune multiplo. Utilizzandoli come un valore da sottrarre al numero che vogliamo verificare se è primo. In sostanza, se io voglio andare ad analizzare il 65, vado a sottrargli 60, che è il valore del nostro minimo comune multiplo, mi resta 5. Vedo che qui non c'è il 5, quindi di sicuro il 65 non sarà un numero primo. Se il risultato è uno dei valori sul verde, da 0 a minimo comune multiplo utilizzato, in questo caso 60, il numero è un possibile numero primo, altrimenti di sicuro non lo è. Cioè deve avere un valore, il risultato poi dell'operazione che andiamo a fare, che sia per forza su uno di questi valori. Altrimenti se è 5, 6, 3, di sicuro il numero da dopo il 60 che stiamo andando ad analizzare non sarà un numero primo. Allora, domanda, c'è sempre un numero primo nella prima replica del pattern dei numeri? Cioè, dopo la prima replica del pattern, di questo pattern qua, c'è sempre un numero primo successivo, cioè nei prossimi 60 numeri? La risposta è no, potrebbero non esserci numeri primi per un'intera lunghezza di pattern. Allora, di quanto diminuisce la probabilità di avere un numero primo su ogni minimo comune multiplo? Allora, sul minimo comune multiplo di 1 e 2, quindi minimo comune multiplo 2, ho una possibilità su 2 e solo su posizione 1, sulla posizione numero 1, solo su questa posizione, ogni due numero solo sulla posizione 1, che il numero sia primo nei successivi. Sul minimo comune multiplo 1, 2, 3, quindi sul minimo comune multiplo 6, ho due numeri da dopo il 6, su posizione 1 e posizione 5, dove ho la possibilità futura che un numero sia primo. Quindi una possibilità su 3, che un numero abbia la possibilità di essere primo. Sul minimo comune multiplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, e quindi sul minimo comune multiplo 60, da dopo il 60, su posizione 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49, 53 e 59, quindi ho 16 possibilità su 60, quindi una su 3,75 e così anche nei successivi minimi comuni multipli. Quindi
Quindi, a seconda di quanto grande è il minimo comune multiplo che vado ad utilizzare, maggiore è la precisione del metodo, quindi i numeri sicuramente divisibili eliminati. Questo compensa un po' il problema precedente, cioè i valori nell'asse y che vanno sempre ad aumentare in base alla grandezza del numero analizzato, cioè che si andrebbero sempre ad aggiungere numeri, che però a loro volta aumenta sempre la distanza tra un numero all'altro, che andrebbe a intaccarmi il metodo. Faccio un esempio su minimo comune multiplo del 60. 60 valori in asse x e 60 in asse y per individuare il pattern. 6 valori utilizzati in asse y, quindi ne restano 54. Su 60 valori in asse x ho una possibilità su 3,75 dove il numero può essere primo nelle successive repliche del pattern. In asse y, dopo ogni pattern, ci sono 60 valori aggiuntivi, quindi teoricamente di mezzo alla validità del metodo. Ma praticamente i valori non cambiano di molto, perché il 61 e i numeri successivi in asse y sono ogni 61 numeri in asse x e così via crescendo di valore. Cioè, ad esempio, il 61 qua andrebbe a intaccarmi su questa posizione qua. E ogni 61 numeri, quindi vanno a toccarmi poco questi numeri, questi valori qua. Allora, esempio su minimo comune multiplo 12. 12 valori in asse x e 12 in asse y per individuare il pattern. 4 valori utilizzati in asse y, quindi ne restano 8. Su 12 valori in asse x ho una possibilità su 3 che il numero abbia la possibilità a sua volta di essere primo nelle successive repliche di pattern. In asse y, dopo ogni pattern, ci sono 12 valori in più, ma che essendo più grandi del minimo comune multiplo intaccano poco il metodo, come prima. Intaccano in base a quanto grande è il valore che vogliamo verificare, confronto al minimo comune multiplo più piccolo che voglio andare ad utilizzare. Più multipli del minimo comune multiplo utilizzo, da sottrarre al numero che voglio verificare, se è un possibile numero primo, maggiore è la perdita di inefficienza. Faccio un esempio. Vediamo qua sul 12. Voglio andare ad analizzare il 29. 29 faccio meno 12 e meno 12. Faccio occhio. Mi resta 5. Quindi so che ha possibilità di essere un numero primo. Ho tolto due volte il 12 in sostanza. Ho perso un po' di valore che in realtà non l'ho persa. Non ne ho persa molta. Allora, dati aggiuntivi, c'è sempre una specularità nella parte di pattern utilizzabili in asse x. Allora, qua c'ho il 60, ad esempio, dalla metà vedo che questi numeri in rosso sono sempre speculari da quest'altra parte. 2, 3, 4, 5, 6. Qua ho 58, 57, 56, 55, 54 e così via. Vedo che sono sempre uguali queste due specularità, insomma, sul minimo comune multiplo. Questi mostrati oggi sono solo quattro esempi, ma queste regole sono replicabili fino all'infinito. Ok, spero di non aver creato ulteriore caos, anzi di aver chiarito un po' di cose che magari non avevo specificato bene sui video precedenti. E basta così, questi sono i dati che sono riuscito ad estrarre fino adesso, che si potrebbero utilizzare per individuare dei possibili numeri primi. Grazie per aver visualizzato il video e alla prossima.